Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, con colpevole ritardo andiamo ad esaminare Fiorentina-Juventus 0-1, giocata di mercoledì 2 marzo, quindi colpevole ritardo da parte mia nell'analisi di questa gara. L'andata della semifinale di Coppa Italia, quindi partita 1-2 e dobbiamo essere onesti, vedendo ancora che vige la regola del gol in trasferta, il risultato è sicuramente soddisfacente. Juventus batte 1-0 al Franchi la Fiorentina, l'autogol di Venuti veramente sfortunatissimo al minuto 91 e quindi una Juventus che si mette nelle condizioni migliori per giocarsi il ritorno allo Stadium verso appunto la qualificazione per la finale di Coppa Italia. Io cerco sempre di esaminare la gara della Juventus sotto due aspetti diversi, quello del risultato e quello della prestazione. Per quanto riguarda il risultato, nulla da dire. Vige ancora la regola del gol in trasferta, quindi 0-1 è assolutamente un risultato meraviglioso, un capolavoro di risultato. La Juventus che, ripeto, si mette nelle condizioni migliori per andarsi a giocare la finale. Non subire gol da questa Fiorentina è sicuramente un segno di grande forza a livello difensivo e poi abbiamo segnato un gol in trasferta e vige ancora la regola, ripeto, quindi è fondamentale. Eravamo in emergenza dal punto di vista numerico, lo siamo ancora tutt'oggi per la gara contro lo Spezia, anche se rientra qualcuno, però dobbiamo essere onesti, la Juventus sotto l'aspetto invece della prestazione non ha giocato una buona partita, dobbiamo essere onesti, la Fiorentina meritava assolutamente di uscire dal Franchi non solo con il pareggio ma probabilmente anche con la stessa vittoria. La Juventus non ha mai costruito un'azione degna di nota, la Juventus non ha mai calciato in maniera degna di nota verso lo specchio della porta, perché l'unico tiro della gara di Vlahovic non lo possiamo classificare come un tiro verso la porta, perché da lontanissimo c'è stata una deviazione e il portiere prima si è fatto un caffè e poi è andato a bloccare la conclusione. Una Juventus che da un punto di vista sì numerico era in difficoltà, ma aveva in campo anche tantissimi giocatori di esperienza, c'erano in campo dei giocatori sicuramente interessanti che potevano dire la loro in maniera migliore. Mi riferisco a comunque al centrocampo Arthur Locatelli, mi riferisco davanti avevamo Ken e Vlahovic, con quello che è costato Ken più che altro, e avevamo in campo anche una difesa comunque con Danilo e De Ligt, quindi comunque bene o male c'era in campo una Juventus che poteva dire la sua in maniera più soddisfacente. Invece quello che è stato non è stato un match equilibrato, dobbiamo essere onesti, è stato un match dove la Fiorentina meritava, ripeto, di uscire dal campo con una vittoria. La Fiorentina mi ha sorpreso sotto l'aspetto di alcuni giocatori, perché devo veramente fare i complimenti a Iconé, ad esempio, che è un giocatore interessantissimo ed è un giocatore che lì sulla fascia fa veramente la differenza, un bel giocatore driblomane che farebbe comodo veramente a tantissime squadre, un ragazzo che secondo me ha dei margini di miglioramento incredibili. Ma lo stesso Torreira è un altro giocatore che io, se ben ricordate, lo avevo menzionato in un video di possibili acquisti low cost mancati dalla Juventus. Ricorderete, io avevo parlato magari di una Juventus che non aveva comprato un regista, perché io tuttora considero Arthur e Locatelli non dei registi puri, invece Torreira lo è. L'avevo menzionato perché comunque la Fiorentina lo ha preso, secondo me, facendo un affare in prestito e quindi sicuramente è un gran colpo di mercato. Torreira, ripeto, regista puro, ha fatto anche lui un'ottima prestazione. E poi i due centrali, Milenkovic e Igor, che hanno annullato Ken e Vlahovic, e quindi ottima la performance anche da parte loro. Una Fiorentina che, se dobbiamo proprio trovare di un difetto, è mancata nel ruolo del centravanti. Prima Piontek, poi Arthur Cabral, che è entrato al suo posto, non hanno inciso e hanno avuto le occasioni per poter incidere. Mi aspettavo forse qualcosina in più dallo stesso Piontek, ma forse anche dallo stesso Castrovilli, che è un giocatore che ha degli ottimi colpi, ma che è molto molto discontinuo e quindi deve lavorare anche su questo. Però ragazzi, questo è un canale sulla Juventus, quindi dobbiamo parlare dei nostri giocatori innanzitutto, e quindi la Juventus che ha fatto una cosa molto sorprendente, Allegri più che altro, ha fatto una cosa che mi ha molto molto sorpreso e che io non mi sarei mai aspettato, ha messo in campo Ake dal primo minuto, quindi il ragazzino classe 2001 che esordisce dal primo minuto con la maglia della Juventus dopo le apparizioni contro Sampdoria e Atalanta, prima in Coppa Italia e poi in campionato, e quindi
che sono ben contento di vederlo appunto schierato dal primo minuto. Spero che per lui sia comunque l'inizio di tante presenze dal primo minuto con la nostra maglia. Akeke è però uscito dopo 45 minuti per far spazio a Cuadrado, e questo ad esempio è un cambio che io non avrei mai fatto, perché Cuadrado o lo fai riposare o non lo fai riposare, non puoi metterlo al posto di Akeke, anche perché il piano gara della Juventus era ben scritto: difesa e contropiede, che poi tra l'altro i contropiedi non l'abbiamo fatti, ma quello è un altro discorso, però il piano tattica era quello, catenaccio puro, e magari cercare di fare qualche contropiede. Allora a quel punto io avrei tenuto Akeke in campo e avrei fatto completamente riposare Cuadrado. Probabilmente avrei fatto riposare anche Vlahovic, perché comunque immaginando questo piano gara della Juventus, io Vlahovic non l'avrei messo in campo. Non gli avrei fatto fare la guerra come ha fatto con Milenkovic e con Igor. Il nulla più assoluto da parte della Juventus dal centrocampo in avanti, e quindi è chiaro che io Vlahovic, sapendo anche che la Juventus poteva andare incontro ad una performance di questo tipo, io non l'avrei schierato dal primo minuto. Uno mi poteva chiedere, potete benissimo chiedere chi al posto di Vlahovic, ragazzi, chi al posto di Vlahovic, vedendo la gara di ieri, poteva giocare tranquillamente Morata dal primo minuto, ma anche un ragazzo dell'Under 23 poteva esordire dal primo minuto, perché tanto davanti non abbiamo veramente costruito nulla, e quindi poteva benissimo giocare chiunque veramente al posto di Dusan Vlahovic, ma anche al posto di Ken ad esempio. Però Ken io dal primo minuto me lo aspettavo, e appunto Allegri lo ha schierato. Una Juventus che sarà troppo, veramente troppo rinunciataria, non abbiamo mai costruito un'azione di contropiede veramente degna di nota. Vlahovic ha calciato l'unica volta verso lo specchio della porta nel primo tempo, ma ripeto, una conclusione veramente velleitaria, da lontanissimo, quasi anche di frustrazione del ragazzo che voleva comunque sfogarsi in qualche modo e vedere appunto un tiro verso la porta deviato. Il portiere ovviamente la prende con grande facilità, e quindi non possiamo neanche veramente parlare di conclusione verso la porta. Invece la Fiorentina, ragazzi, hai voglia, si è tirato verso la porta. 20 due tiri totali, la Juventus 6, ma vorrei veramente specificare che questi 6 tiri non sono mai stati pericolosi. 6 tiri in porta di questi 22 della Fiorentina, tra cui un palo che ha preso Iconé nella ripresa, altre situazioni veramente pericolosissime dove Perin è stato comunque tutto sommato all'altezza della situazione. Unico tiro della Juventus, quello di Vlahovic nel primo tempo, ma anche qui veramente non possiamo parlare di Juventus che conclude verso lo specchio della porta, perché quello lì era un tiro che anche un portiere scarso come me avrebbe parato. 55% di possesso palla della Fiorentina, 45% della Juventus, è un dato che però non racconta tutto il predominio territoriale che ha avuto la Fiorentina, perché nel secondo tempo specialmente non abbiamo mai, quasi mai superato il centrocampo, e quel poco di possesso palla che abbiamo fatto lo abbiamo fatto rintanati nella nostra metà campo. Quindi è un possesso palla che non poteva mai essere offensivo, ma era sterile, e lo si vede nel numero dei passaggi. Ad esempio, 538 passaggi effettuati dalla Fiorentina, 444 della Juventus, quasi 100 passaggi di differenza, con una precisione nettamente diversa: 89% di precisione nei passaggi della Fiorentina, 85% della Juventus. E quindi, se tu devi fare il contropiede, la precisione dei passaggi deve essere perfetta, deve essere quasi a ridosso del 90%, perché tu nel contropiede non devi sprecare mai il pallone se vuoi veramente essere pericoloso, devi avere una precisione cristallina. E invece la Juventus non è stata così. Una partita veramente, veramente di sofferenza. Io me l'aspettavo, non so se mi avete seguito nella live, per esempio, che c'è stato su un canale di un mio collega youtuber, mio grandissimo amico, e io avevo parlato di tutto questo in questa live. Avevo detto appunto che la Juventus non poteva assolutamente, non mi aspettavo una Juventus che andasse lì a Firenze per cercare di impostare una gara anche solo equilibrata. Mi aspettavo una gara di sofferenza e di contropiede, certo, però mi aspettavo qualche contropiede in più. La Fiorentina ha perso Odriozola nel corso della partita, e probabilmente questa è stata la migliore notizia della giornata per la Juventus, perché è uscito Odriozola che stava giocando una buonissima partita, e anche lui è un giocatore veramente interessantissimo. È entrato Venuti, che non ha giocato bene come Odriozola, ma è anche stato partecipe dell'autogol della Juventus, che ha portato la Juventus in vantaggio. Veramente sfortunatissimo,
Però devo dire che questa situazione è stata forse la miglior giocata della Juventus della gara. Una Juventus che, ripeto, non può continuare così. Cioè, nel senso, se uno deve crescere, deve migliorare sotto tutti i punti di vista, io non posso tollerare, ad esempio, l'anno prossimo, questo finale di stagione, oltre che conservarci il quarto posto, dobbiamo anche prepararci per la prossima stagione. Ragazzi, ripeto, io non posso tollerare che la Juventus scenda in campo contro una Fiorentina comunque all'altezza della situazione, una bellissima realtà, però non posso aspettarmi una Juventus che non calcia mai verso lo specchio della porta. Io cerco sempre di aspettarmi da qui in avanti una Juventus sempre più propositiva. Invece questa Juventus è molto simile a quella vista a Milano contro il Milan, quello 0-0 da brividi veramente. E quindi una Juventus che si mette sì nelle migliori condizioni per la gara di ritorno, ma ragazzi, questa gara è stata veramente una sofferenza continua per i bianconeri. Non siamo mai stati padroni del campo, non abbiamo mai costruito niente. Forse anche i cambi a un certo punto sono stati errati, perché io, ad esempio, invece di fare solamente Cuadrado e Morata come unici cambi, a questo punto, sofferenza per sofferenza, metti Bonucci a un certo punto per cercare appunto di rendere la situazione un pochettino più facile nel reparto difensivo. Però ragazzi, Miretti, Soulé, sono ragazzi che io avrei inserito a un certo punto, perché specialmente Soulé poteva nella fase di contropiede dare magari quella qualità in più. Una Juventus che si strappa un ottimo risultato, per l'amor di Dio, ma una Juventus che ha visto solamente come unica nota positiva Arthur. Arthur ha fatto secondo me la miglior gara da quando è arrivato alla Juventus, è stato perfetto, non ha sbagliato nulla. Arthur MVP della partita. Una Juventus che si deve affidare a lui, e io lo continuo a dire, Arthur è il miglior centrocampista da un punto di vista tecnico della Juventus, è tra i giocatori più tecnici della rosa bianconera. Ha sicuramente imbeccato un buon momento di forma, perché non è la prima gara che comincia a fare alla grande Arthur, ma anche ad esempio contro l'Empoli ha giocato veramente molto molto bene, e quindi occhio a questo ragazzo, perché ci dobbiamo affidare a lui per dare un minimo di qualità in più. Tante volte Arthur portava il pallone e non sapeva a chi passarlo, perché erano tutti quanti statici e fermi nelle loro posizioni, e quindi è veramente una grande grande gara di Arthur, che è veramente l'unica nota positiva della giornata oltre il risultato. Io continuo a pensare che veramente sia stato un peccato vedere questo tipo di esordio di Ake, perché io avrei tenuto il ragazzino in campo per più tempo, per dare comunque la possibilità a Cuadrado di rifiatare un pochettino di più, e invece no, abbiamo comunque dato a Cuadrado metà tempo sul groppone in vista della gara di oggi. E quindi ragazzi, non so veramente cosa dire, una Juventus che deve cambiare completamente registro, perché questa squadra purtroppo non ha futuro. Se dobbiamo giocare in questa maniera, non abbiamo futuro. Noi dobbiamo proiettarci verso l'anno prossimo, dobbiamo cercare di migliorare tenendoci sempre il quarto posto. E oggi grande chance, l'Atalanta ha perso e noi abbiamo una grande chance per guadagnare dei punti sul quarto posto, ma ogni gara deve essere finalizzata verso il miglioramento, verso appunto l'andare verso il nuovo anno dove dobbiamo combattere per lo scudetto. Una Juventus come quella di mercoledì non può combattere per lo scudetto, assolutamente. Una Juventus troppo rinunciataria, dobbiamo essere molto più propositivi, e quindi abbiamo veramente tanto di cui migliorare. Però la gara di oggi può essere una gara fondamentale, un piccolo barlume di speranza lo voglio dare. Una Juventus che magari contro la Fiorentina si è potuto un attimo tirare i remi in barca. Una Juventus che magari non ha voluto rischiare più di tanto, si sarebbe accontentata anche dello 0-0, sicuramente contro la Fiorentina, magari preservandosi per la gara di oggi, che io continuo a pensare, come ho detto anche in quella famosa live, continuo a pensare che sia appunto la gara più importante di questa settimana per la Juventus, non tanto la gara contro la Fiorentina. Dobbiamo assolutamente battere lo Spezia, che è un'ottima realtà, ha fatto sudare tanto la Roma prima di vederla appunto vittoriosa al picco contro appunto lo Spezia, quindi una gara che sarà molto molto complicata. Dobbiamo assolutamente portare a casa però la vittoria. Vedremo come lo faremo, e questo sarà molto molto indicativo anche della prestazione contro la Fiorentina, perché se vediamo una Juventus più propositiva, magari c'è anche la possibilità che la Juventus si sia
tra virgolette, riposata nella gara contro la Fiorentina per essere più propositiva nella gara di oggi. Voglio sperare questo, non voglio invece pensare a una Juventus rinunciataria perché ha deciso di esserlo da qui fino al termine della stagione. Speriamo veramente. Ragazzi, forza Juventus, perché oggi alle 16, alle 18 abbiamo un interessantissimo Juventus Spezia. Mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi a questo canale se non volete perdere nessun aggiornamento sui video futuro. Ragazzi, vi saluto. Ciao a tutti, da Domenica Versa. Ciao a tutti, raga.